Il 2009 è stato un anno caratterizzato da una prima parte molto, molto difficile, con rallentamento dei consumi e rallentamento e diminuzione delle scorte, e questo ha causato una filiera che è andata in affanno e la produzione è stata penalizzata fino a punte del 50%. Nel corso dell'anno ci sono stati però momenti diciamo altalenanti, mentre invece per il 2010 presumo che i volumi potrebbero essere simili a quelli del 2009, però in maniera un po' più lineare, quindi più costanti nel tempo, senza picchi in salita o in discesa, con auspichiamo che ci possa essere anche un leggero miglioramento, soprattutto trainati dal settore dell'automotive, se dovesse confermare i buoni momenti di questi ultimi mesi. Lei risiede anche nel Consiglio di amministrazione di UBI. Da imprenditore, quale critica può fare al sistema bancario per quest'anno? Il mondo bancario è un mondo di impresa, e sono imprese come le nostre, vivono le stesse problematicità delle aziende industriali. Il problema del credito è un problema molto delicato. La critica o la raccomandazione che mi sento di fare al mondo bancario è quella di non valutare le aziende solo meramente guardando dei numeri di bilancio, ma guardando anche il contenuto strategico dell'azienda, gli uomini, le strategie, la continuità aziendale, le prospettive, le macchine, e quindi conoscere meglio cosa ci sta dietro ai numeri.